Bentornati ragazzi, bentornati sul mio canale. Se passate qui per la prima volta, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, un canale in cui vi racconto di fumetti, videogiochi, film, serie TV, tutte quante cose nerdosissime che non faccio sul primo canale, che vi ho voluto insieme ad Ale, in cui invece vi spieghiamo come campare senza il glutine. E non è facile, soprattutto se poi devi fare senza il nickel, senza... Ma non è questo il canale adatto. Oggi, invece, di ritorno da Milano, dal Bonelli Point, vi avevo promesso un video sugli acquisti a Milano. Ma prima di quello... è meglio che parliamo di sta cosa. È meglio. Ma di che dovevamo parlare? Io ho in mano tre albi. Uno tristemente famoso ormai, il 401. Ne abbiamo già parlato due volte, non ne voglio parlare ancora una volta, ma mi serve per farvi ancora una volta soffermare sul futuro di Dylan Dog, perché il futuro di Dylan Dog secondo me si può leggere in un bel passato. E siccome questi due albi mi mancavano, perché avevo sospeso il compra-compra di Dylan Dog da un bel po', me li sono andati a ritrovare. Ma perché sono importanti questi due albi? Allora, tanti di voi già l'avranno capito, però vorrei discuterne appunto con tutti quanti in modo tale da raggiungere una quadra. E la quadra è questa: due albi, uno prima e uno dopo. Mother Dolorosa, il primo vero albo importante di Roberto Recchioni, di Dylan Dog. Un albo bellissimo, loro dicono, tutti dicono il suo capolavoro, lo dico anch'io, come anche il capolavoro di Gigi Cavenago, perché è fatto veramente benissimo. Uno degli ultimi albi in cui Stano ha dato veramente prova di sé, non che dopo abbia fatto cose brutte, assolutamente, però è veramente bellissima questa copertina e si sposa benissimo con l'idea di disegno anche di Cavenago, che è completamente diversa e quindi dà una botta strong a quello che poi è la lettura, e anche all'idea di storia che poi ha sviluppato Roberto Recchioni in continuità completa con Mater Morbi, che è stata una delle storie che più ho amato di Dylan Dog moderno, fra virgolette, quindi quello dopo i primi 100 numeri, parliamoci chiaro, e anche una delle storie che poi mi è rimasta più impressa. Mater Dolorosa è un sequel, fra virgolette, ma è un'ottima storia. Il secondo albo l'avete riconosciuto tutti, l'albo in bianco, dopo un lungo silenzio. Tiziano Sclavi, dopo anni e anni di appunto silenzio, in cui non ha più curato il suo personaggio, torna, guarda caso, proprio per il Lucca Comics, con una copertina completamente bianca. Vi faccio vedere anche l'interno, se non l'avete mai visto lo dovete assolutamente recuperare. Senza rubriche, senza frontespizio, senza Dylan Dog Horror Club, ma soltanto con una storia assolutamente straniante di Dylan, che praticamente questa storia si parla di Dylan che torna all'alcolismo. Hanno tutti e due il logo dei Trentennale, e appunto perché sono una dopo l'altra rappresentano un vero e proprio passaggio di testimone al contrario, cioè Recchioni prima con Mater Dolorosa, Sclavi dopo con un lungo silenzio, dopo un lungo silenzio si passano il testimone, assolutamente. È lo stesso Sclavi che passa il testimone a Roberto Recchioni. Un Roberto Recchioni che in Mater Dolorosa fa un bel excursus, e al di là della storia, io l'ho letta in questo modo, e forse ci ho messo un po' di fantasia. Mater Morbi è lui, è Roberto Recchioni, che prende il Dylan e ne fa quello che vuole. È il suo destino, il destino di tutti, e il destino compreso quello di Dylan Dog.
Invece Morgana, la madre di Dylan Dog, è Tiziano Sclavi, la madre amorevole che è disposta a sacrificare tutto per lui, come ha sacrificato tutto Sclavi, perché è stato una vita a curare questo personaggio, gli ha dato tante soddisfazioni, ma alla fine lo ha fatto anche fossilizzare un po' su questo tipo di prodotto, di messaggio artistico. Io l'ho letta così, non so se voi la leggete nello stesso modo. Sì, è vero, c'è la trama, è bellissimo, ve lo faccio vedere come al solito qua dietro. Kamenako è stato veramente un maestro e non raccontandovi nulla, perché in realtà non mi interessa di raccontarvi della trama di Mater Dolorosa. Se non l'avete visto, se non l'avete letto, andatelo a recuperare perché è straordinario. Io appunto la leggo così. Mater Morbi è il nostro Roberto Recchioni, che da questo momento, dal 361, prende in mano Dylan Dog e lo sviluppa in una trama di continuità che a lui piace, ma come piace a tutta quanta la Bonelli, voglio dire, non è che lui fa le cose da solo. E appunto in ultima di copertina, in seconda di copertina, le anticipazioni dell'altro numero, e passando all'altro numero, dopo un lungo silenzio, io lo leggo in questo modo: un ritorno di Dylan Dog all'alcolismo e un parlare con i fantasmi, con i morti. Sclavi che riprende dopo un lungo silenzio, un lungo addio, il suo figlio prodigo e lo sviluppa parlando appunto di questa ricaduta, che è la sua stessa ricaduta in Dylan Dog, è il suo stesso timore: ne rifaccio un altro e poi ricado in quello che poi è quello che mi piaceva fare, ma in quello che non voglio più fare adesso, perché non sempre quello che ti piace fare è giusto che tu lo faccia in quel momento, ci sono momenti e momenti storici. E quindi io la leggo in questo modo, cioè la leggo nel fatto che Tiziano Sclavi fa tutto quanto una diatriba sul ritorno di Dylan Dog all'alcolismo, la sua ricaduta, la sua miracolosa riascesa dall'alcolismo, in una storia in cui Grucio parla veramente due volte, in cui le sue battute non sono così pungenti e stranianti come sono di solito, in una storia in cui Dylan non è quell'eroe senza macchia che sa sempre quello che è giusto e quello che non è giusto, ma al contrario, appunto, torna a parlare con i morti e soprattutto con la bottiglia, e in una storia in cui si smentisce tutto quanto il credo di Dylan Dog, quindi tutto quanto il credo dell'immateriale, appunto fantasmi, vampiri, lupi mannari, tutta quanta sta roba. Il buon studioso che va a consultare Dylan Dog gli dice più di una volta che in realtà non si ha alcuna dimostrazione scientifica di questi fenomeni paranormali. E qui è, secondo me, la chiave di lettura che poi ti va a far leggere l'ultimo di Dylan Dog. Cioè, Sclavi a un certo punto dice: ragazzi, io non, fra virgolette, posso più curare Dylan Dog, perché per me è diventato come, fra virgolette, una droga, è diventato come un ributtarsi ancora una volta in una solita cosa che mi può trascinare, perché a me piace tanto, ma che per me è pericolosa, anche perché ne ho scritte di storie, l'ho dette, l'ho ridette, l'ho rifatte, quindi è un percorso che ho già fatto ed è finito in questo momento. E un Recchioni che vi dice: però io col mio Dylan Dog ci faccio quello che voglio, fra virgolette quello che voglio, nel senso, io ho il mio progetto, la mia linea, il mio modo di vedere Dylan Dog, e quindi andrò avanti per il mio. In questo numero Dylan Dog bambino dice a Morgana e a Mater Morbi, dice: avete ragione entrambe a volermi, perché appunto c'è una diatriba se la malattia o se la madre debbono avere il figlio, avete ragione entrambi a volermi, ma io andrò per la mia strada che mi porterà al dolore della malattia, ma che mi porterà anche alla felicità della vita.
E ragazzi, io poi alla fine nel 401 ci ho ritrovato questo. Cioè, ci ho ritrovato un personaggio nuovo che si è evoluto detestabile. Come ogni figlio che ci possa essere. Cioè, tu un figlio lo puoi educare, gli puoi dare dei sani principi, ma se poi ti diventa detestabile, sono fatti suoi. Non è colpa tua. Tu gli puoi dare i migliori strumenti, ma poi è lui che decide quello che fare della sua vita. E quindi ho letto in modo diverso questo 401. Questo è quanto, ragazzi. Ditemi se la vedete come me, ditemi se effettivamente vi ha preso così tanto e se rileggendo questi due albi in particolare che ho trovato, scovato, ho voluto cercare prima online, ma poi sono andato al Manelli Point e l'ho trovato lì, sono stato molto contento di averli trovati, per rileggerlo in questo modo. Col senno di poi, ovviamente. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Io vi aspetto qua sotto nei commenti. Sviluppiamo la solita bella discussione perché è veramente bello. Siete in tanti che commentate, in tanti che mi fate capire altre cose e che mi spiegate tante altre cose, perché su Dylan Dog nessuno ne può sapere abbastanza da solo. Quindi vi aspetto qua sotto. Un like, una condivisione, un'iscrizione mi fanno andare avanti in questa splendida avventura qui su Storie dell'altra vita. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!